Allora, ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Pasquale, questo è Risparmio, anche oggi ospite di eccezione, niente poco di meno che Pietro Michelangeli. Ciao Pietro. Ciao, grazie per avermi invitato. È un vero piacere averti qui, so che hai una folla di YouTuber che ti seguono, hai fatto un percorso molto molto veloce in YouTube, ma poi ne andiamo a parlare durante l'intervista, qualcosa che non è iniziato decenni fa, ma diciamo molto recentemente. Prima di andare a parlare di quello che fai, perché non ci racconti un po' chi sei, chi è Pietro Michelangeli, cosa fa nella vita, cosa faceva nella vita Pietro Michelangeli, quali sono i suoi obiettivi futuri? Allora, ciao a tutti, per chi non mi conosce, come ha detto giustamente Pasquale, mi chiamo Pietro e di professione, se si può dire, faccio lo YouTuber, quindi mi occupo giornalmente di lavorare a produrre dei contenuti da mandare poi su YouTube e grazie a questo, insomma, riesco a campare al momento finché va. Qual è il mio background? Dunque, intanto premessa, mi occupo di finanza personale. Non l'avevo detto, perché do sempre per scontato che mi conoscano, ma in realtà non è vero. Dunque, mi occupo di finanza personale, quindi parlo di tutto ciò che può avere attinenza con la propria sfera personale in relazione ai soldi. Quindi non si parla di PIL, di cose enormi, ma dei propri investimenti, del proprio risparmio, come è il nome del tuo canale, delle proprie spese. Quindi cerco sempre di dare il focus su quello che sono le persone che mi guardano e non tanto massimi sistemi, perché spesso la finanza viene raccontata in questo modo. Io fin da subito, fin da quando mi sono approcciato a questo mondo, il mondo dell'economia, della finanza, dei soldi in generale, se vogliamo dire, ho sempre avuto la sensazione che fosse tutto estremamente e quasi volontariamente complicato, reso complicato, un po' perché in questo mondo c'è un elitarismo di chi vuole far parte di quel ristretto club di esperti e quindi spesso non si fanno intendere troppo determinate cose. E a me questa cosa non andava giù perché non trovavo assolutamente, prima di tutto, giusto e poi non trovavo bello che una materia interessante come quella della finanza fosse raccontata spesso in modi contorti, per vie traverse, usando terminologia specifica, tecnica, un gergo inutilmente specifico. E allora ho detto, ok, provo a dire la mia, provo a aprire il mio canale. Il primo video fu una video lezione, chiamiamola così, una lezione dove io spiegavo un argomento che mi avevano a mia volta spiegato in università malissimo, che si chiama corporate governance, che è alla base di qualsiasi studio che si fa poi di un'azienda, quindi si studia la sua struttura societaria, come è composta. E questo argomento mi era stato spiegato così tanto male che io ho detto no, non ce la posso fare a studiarlo in questo modo, devo organizzarmi. Allora mi sono messo lì e ho provato a scriverlo, perché io avevo sempre sentito che il modo migliore per imparare qualcosa è riuscire a spiegarlo. Allora ho detto, cavolo, non riesco a capirlo così come me l'hanno spiegato, provo a rigiostrarlo, giocarci sopra e a spiegarlo a mia volta. E quindi feci questo video animato con dei disegnini dove spiegavo in pochi minuti questo argomento, lo feci vedere poi ai miei compagni di corso che furono entusiasti, tant'è che alcuni mi dissero che poi l'avevano usato per ripassare all'esame. Questa cosa mi lusingò tantissimo perché era il mio primo tentativo di video, quindi wow. E allora lì capii che forse poteva essere più che una semplice video lezione. Allora iniziai a parlare di tutto ciò che poteva avere a che fare con la sfera del denaro, fino poi a, dopo un annetto di video, specializzarmi sulla finanza personale, esclusivamente sulla finanza personale. Quindi questo è un po' il percorso YouTubico. Poi in realtà, se volessimo andare a vedere, non è il mio primo canale, è il settimo. Cioè, io Addirittura. sono nato e cresciuto su YouTube, quindi è una piattaforma che conosco molto bene, che adoro, ovviamente. Sei La verità è partito cosa? che Ai tempi magari di YouTube quando cominciava a fare le recensioni dei film o non così tanto, però diciamo quando YouTube Gaming è iniziata a esistere, quando ci sono iniziati a esistere i primi gamer in Italia, tra cui era il 2000, fine 2013, 2014, infatti si vede non dalla mi ricordo. sedia da gamer. Sì. Quindi in realtà come percorso di YouTube ci sarebbe dell'altro. Percorso formativo è un po'
contorto il discorso, perché io, come ho detto inizialmente, mi ero iscritto in università per studiare economia e l'intento era quello poi di andare a fare marketing, quindi qualcosa che c'entra non direttamente con quello che faccio adesso. Poi però, conoscendo la materia, mi sono appassionato alla finanza, agli investimenti, alle azioni, a tutto ciò che attineva a questa sfera. E allora ho detto, ok, interessante. Se non fosse che, purtroppo, il mio corso di studi era estremamente teorico e quindi non mi consentiva di andare a studiare effettivamente quello che si fa. E allora, con una scelta, adesso che poi ho approfondito sul mio canale in un video di una ventina di minuti, quindi non posso fisicamente riassumerlo, una scelta molto sofferta e quasi deludente, ho detto ok, continuo a fare quello che in realtà ho sempre fatto, ossia formarmi autonomamente, studiare autonomamente. Fin da quando ho iniziato a studiare questo mondo mi sono letto decine e decine, forse arrivo anche a un centinaio di libri sull'argomento, e ancora sento di avere tantissimo da leggere, quindi figurati. Però, quindi, questo è un po' il mio percorso contorto. Io giornalmente comunque studio, mi informo, anche se non devo sostenere degli esami, chiaramente. E questo famoso primo video animato, le animazioni le hai fatte tu, oppure ti sei affidato, non so, hai fatto... Cioè, so che ci sono dei siti che fanno animazioni vere e proprie. Allora, sì, non era un sito. No, io sono un disastro a disegnare. Okay. Qui si intravede la mia lavagna e già si potrebbe vedere la scrittura, la mia grafia, sì. E è indecente. Quindi tutto ciò che riguarda disegno, grafia, lasciamolo perdere. Utilizzai un programma fatto apposta per fare queste animazioni, okay. Quindi aveva dentro dei disegnini preimpostati, e funziona un po' a PowerPoint, quindi okay. Si inseriscono come fossero degli elementi di PowerPoint. Ok, e questo approccio al mondo dell'investimento, tu hai detto che eri già all'università, ma questa passione ti è venuta prima, qualche scintilla che ti ha fatto venire questa passione, oppure è scaturita dal niente? Cioè, direi contestualmente, perché io inizialmente mi ero iscritto in università con l'intento di studiare marketing, quindi ero molto più interessato alle strategie di comunicazione, che ancora oggi devo studiare, perché, e poi in realtà mi piace, perché YouTube è prima di tutto comunicazione. Esatto. Entrando in contatto con l'università, sono venuto a conoscenza molto di più di quanto non avrei fatto da solo del mondo della finanza, solo che hanno lanciato la pillolina, e quindi ho detto solo la scintillina, poi ho detto no, aspetta, troppo poco, ditemi di più. Quel di più non c'era, allora ho detto ok, me lo studio da me. Quindi la scintilla forse la devo all'università, questo l'ho sempre riconosciuto, e anche nel mio video dissi che l'università può essere utile proprio perché ti fa studiare cose che altrimenti non avresti studiato. Il 90% però di quello che so non l'ho imparato in università. Diciamo che hai fatto un po' la scelta alla Matrix, la pillola blu era di rimanere all'università, esatto. La pillola rossa di entrare nel mondo, nella tana del bianco e nero e fare le cose per conto tuo. Sì, e sì, sì. Quali difficoltà trovi, o hai trovato e continui a trovare, a fare queste cose poi per conto tuo? Perché è vero che l'università, come dici tu, dà una base troppo teorica, però dà, diciamo, delle fondamenta che trovare da soli per molte persone possono essere complesse. Certo, ma allora intanto... ci tengo sempre a ricordarlo, non sono dell'idea che la formazione tradizionale accademica sia da buttare, cioè questo è un messaggio che spesso passa, che i miei colleghi che hanno scelto di fare una vita più imprenditoriale involontariamente fanno passare. Io non sono di quella filosofia, okay. Secondo me la maggior parte delle persone è portata per l'università, io non lo sono, mm-hmm. Purtroppo, per fortuna, questo dipende dai punti di vista. Il discorso di base sull'università, allora sì, è difficile fare da soli, ma è molto un discorso attitudinale, uh-huh. Cioè non è più o meno difficile, perché io per esempio trovo molto più difficile dover stare a una scaletta imposta dall'alto, okay. Uh-huh. Anche se tantissime persone, anche i miei coetanei, compagni di corso, ex compagni di corso, mi dicono il contrario, ossia che se, ad esempio, in questo periodo di studio da remoto, sì. Si sono dovuti organizzare praticamente da soli, perché i limiti di questa modalità c'erano, si sono trovati molto male. Quindi è un discorso in realtà molto attitudinale. Io mi trovo meglio a fare da solo, quindi avere
le mie cose da fare, mi riesco abbastanza bene a organizzare. Molte persone invece hanno bisogno, si trovano semplicemente meglio ad avere una scaletta preimpostata, e direi che va bene così, non c'è nulla di male. Diciamo che tu riesci a saltare da un punto all'altro in maniera molto personalizzata, nel senso riesci a capire cosa vuoi fare in un determinato momento, mentre la scuola ti dà degli step da seguire in successione che non si adeguavano molto alla tua personalità. Sì, sì, no, ma guarda, più che gli step è proprio il fatto che ci siano degli step da seguire, okay, secondo quell'ordine. Però, di nuovo, è una cosa molto personale. E invece questo ingresso nel mondo youtubico, che differenze hanno portato alla tua personalità? Perché molte persone, ad esempio io in passato ero una persona molto timida, e il fatto di poter parlare davanti alla telecamera all'inizio era molto stare, non so, tirato all'indietro, stare un po'... come se non riuscisse a dire quello che si voleva dire. Per una persona di questo genere, YouTube ti ha permesso un po' di essere un po' più estroverso? Oppure avevi già una certa predisposizione anche al parlare in pubblico? No, non avevo nessun tipo di predisposizione. Se infatti uno va a vedere i miei primi video di 7-8 anni fa, nota che c'è una notevole impacciataggine, okay, diciamo così. Nel parlare è tutto molto legnoso, tutto molto lento, poco interessante, poco accattivante. Okay. A livello di personalità, secondo me, non mi ha reso tanto un estroverso, perché ancora mi ritengo una persona abbastanza riservata. Okay. Quello che però mi ha aiutato molto è la necessità di avere una dote comunicativa. Quindi continuo a essere una persona riservata, ma se c'è bisogno di comunicare, mi ritengo, rispetto a 7 anni fa, 8 anni fa, quello che è, molto più in grado di parlare, di esprimere dei concetti. Anche perché io faccio una cosa che non tutti gli youtuber, diciamo una parte degli youtuber fa, ed è scrivere interamente il video. Quindi io non ho una scaletta, io scrivo parola per parola. Non necessariamente perché lo debba leggere, ogni tanto capita, lo ammetto, ma perché voglio vedere come fila il discorso. E questo, il continuo scrivere i video, seguire appunto un filo logico, rileggerli per vedere se funzionano, mi ha portato, anche se ancora c'è del lavoro da fare, a far sì che io riesca a organizzare bene un discorso. Questo mi ha veramente aiutato tantissimo. YouTube, sotto questo punto di vista, lato comunicazione, esprimere semplicemente i miei concetti, è stata la svolta, davvero. Su questo posso confermare, perché anch'io, io per altri motivi, io tempo fa ebbi un incidente in auto e ho battuto la testa, per cui a volte ho difficoltà a dire le parole, per cui ho per forza e per necessità di preparare il mio discorso parola per parola e poi avere un teleprompter davanti per poterlo leggere, altrimenti molte volte quello che penso non uscirebbe dalla bocca. Però questo aiuta anche ad essere più fluido, a far capire quello che si vuole comunicare, perché molte volte so che alcune persone leggono pezzo per pezzo, fanno gli stacchi, fanno il montaggio. Fare magari un video che sia un po' più fluido rende anche più piacevole, forse, almeno questa è la mia impressione, a chi segue dall'altra parte, diciamo, il capire quello che si vuole trasmettere. Non so, certo, se anche per quello lo fai tu. E adesso tu, come dicevo prima di cominciare a registrare, sei molto più giovane di me. Hai fatto dei passi, diciamo, rispetto alla mia generazione, diversi, molto grandi. Cosa pensi che ti renda, ti abbia reso diverso per appunto fare questi passaggi rispetto ad altre persone della tua età, oppure a vecchiacci come me? Cos'è che diverso è? Sotto che aspetto? Sotto l'aspetto di essere molto, diciamo, curioso nel creare qualcosa che possa essere, magari che ti faccia vivere in maniera diversa, perché alla fine uno cerca di crearsi una rendita con YouTube, però anche a creare una serie di contenuti che possa essere di pubblica utilità a chi ascolta dall'altra parte. Per cui hai cominciato un processo che ti ha permesso di fare un po' l'imprenditore di te stesso in ambito YouTube, cosa che molte persone magari alla tua età possono voler andare all'università o non fare niente, stare sul corso a bere un caffè al bar. Cioè, qualcosa di diverso dentro di te ti ha differenziato un po' dai tuoi coetanei e pensi che ti abbia portato a prendere determinate scelte nella vita? Premettendo sempre che non ritengo la scelta di aprire un canale YouTube migliore rispetto a
allo studiare, cioè voglio insistere sì. molto su questa cosa perché non mi piace passare per quello, ah no, io che ho smesso di studiare sono un figo, voi altri siete feccia, no ovviamente, no, no, ovviamente no, non è così. Comunque, ma sì, una cosa in realtà l'ho notata di diverso, ossia l'arte dell'arrangiarsi in modo, non universalmente, su certe cose io sono un disastro, ma sull'apprendere, quella è una cosa che penso mi caratterizza abbastanza. Se c'è un argomento di cui io non so nulla, mi ritengo abbastanza in grado, rispetto alla media chiaramente, di arrangiarmi, cioè anche senza avere un insegnante, un mentore, un corso, di comunque andare a reperire le giuste informazioni. Vuoi forse perché, non lo so, sono nato con un computer in mano? Quello sicuramente ha fatto tanto. In realtà uno potrebbe dire no, perché anche tutti quelli della tua età sono nati con un computer in mano e non sono così. Non ti so dire io cosa io abbia di speciale, se qualcuno pensa che io sia speciale. Ma diciamo qualche... Non so, per esempio, io ho approcciato questo mondo perché ho fatto tante altre cose inconcludenti nel passato, però poi la finanza personale e soprattutto il fatto di dover migliorare la mia situazione economica per la nascita di un bambino mi ha fatto propendere ad essere molto più curioso su determinati aspetti della finanza personale. Non so, magari tu sei una persona un po' più curiosa delle altre o sei una persona un po' più precisa, ecco, dei tuoi coetanei. Forse è una caratteristica personale che ti può avere... Sì, guarda, una cosa che mi caratterizza, e l'avevo sempre detto nel video dell'università, è che quando mi interessa qualcosa, se scatta quella scintilla giusta, non ho occhi e testa per nient'altro. Io smetto di vivere, faccio solo quello, 24 ore al giorno, tolto il tempo per dormire, ed è stato così per tantissime cose, dalla fotografia a YouTube adesso, a la palestra tanto tempo fa, adesso per fortuna ho ripreso, ma non così tanto. Tempo fa mi ero preso col cubo di Rubik, rendiamoci conto. Che malato, vabbè. Però il senso è proprio che quando mi prendo con qualcosa ci metto la testa al 100%, tantissimo. Sì. Non esiste veramente nient'altro. E questo ti aiuta perché anziché approcciare le cose in modo superficiale, perché magari hai paura che si potrebbero rivelare una perdita di tempo, okay, hai paura che non sarà la cosa che farai nella vita, dici vabbè, però non sto a approfondire troppo inconsciamente. Okay. E invece no, io se una cosa mi piace la faccio, anche se non ci vedo chissà che potenziale economico, se poi c'è, bene, come in questo caso. Quindi la passione per qualcosa e l'essere focalizzato sono forse le due caratteristiche che ti hanno portato un po' ad essere, diciamo, a fare qualcosa di diverso dai tuoi coetanei. Invece, per tornare all'argomento del tuo canale, tu tratti tantissimo, diciamo, analizzi molti strumenti finanziari e studi questi strumenti e cerchi di portare la conoscenza di questi strumenti a chi ti segue. Però anche tu, come fai vedere nei tuoi video, investi, risparmi. Come fai ad essere ligio in queste situazioni? Cioè, come fai ad essere a tenerti a botta e a risparmiare sempre quella cifra, ad investire sempre quella cifra? Hai delle tue metodologie? So che fai un budget, però certo, cos'è che è la tua routine quotidiana proprio per riuscire ad essere vincente in queste situazioni? Ma allora, due cose. La prima è un segreto, adesso te lo svelo, è proprio una cosa incredibile. Sono tirchio, di brutto. Cioè, guarda, adesso per esempio mi si è rotta la chiave dell'auto, okay, proprio una roba di adesso, vedi, c'è tutti i tasti spanati. Un buco praticamente. Sì, no, sta smonca. Ed ero qua a capire come non fare il duplicato di questa ma risparmiare. Adesso ho trovato una scocca a 5 euro da sostituire, una roba, guarda. Comunque, punto numero uno questo, quindi dove posso evito di spendere soldi. E punto numero due, in realtà, anche se non fossi tirchio, io non compro veramente nulla. Cioè non spendo per nulla, ma non perché non voglio spendere, proprio perché non c'è nulla che mi interessi realmente di costoso, cose per cui valga la pena spendere. Vorrei viaggiare di più, quello sì. Infatti, in teoria era tra i buoni propositi di quest'anno.
Poi ci si è messo lo zampino qualcos'altro, ci ha messo. Esatto. Però tolto questo, veramente non mi interessano le cose materiali, non mi interessa andare nel posto costoso a fare quell'esperienza particolare. A me basta comprarmi un libro, che costa poco, andare in un posto economico con i miei amici e andare a casa di qualcuno. Basta veramente poco, secondo me. Quindi non spendo soldi, di base. E tutto ciò che non spendo, siccome non mi serve, lo investo. O lo metto via. A questo punto riesce a risparmiare una buona parte di quello che sono le tue entrate. Sì, poi ancora fino a probabilmente fine anno io sono ancora in casa. Okay. Quindi non ho tutta quella serie di spese che normalmente si hanno quando insomma un affitto, cose del genere. Adesso vediamo, a fine anno cambiano le cose. Se vuoi un consiglio da un vecchio che ha fatto questo errore, che a 19 anni se n'è andato via di casa, se poi stai un anno in più stai, perché i soldi che riesci a mettere da parte sono di più. Io a 19 anni ero a Roma, a 21 anni ero a Manchester, e lì ho cominciato a sprecare tantissimo, per cui è un discorso un po' diverso. Invece parliamo di Su questo punto la mia paura è che potrei vivere di delivery. Cioè, io potrei ordinare tutte le sere. Quella è la mia più grande preoccupazione, se dovessi uscire di casa. Guarda, io ho imparato a cucinare, ho fatto poi a un certo periodo della vita anche il cuoco nei ristoranti per arrangiarmi quando non trovavo lavoro, e per cui poi ho imparato a cucinare. È un qualcosa che viene sicuro, perché se prendi solo delivery, poi il fegato comincia un po' a gonfiarsi e a lamentarsi. Ma hai pensato magari di andare a vivere all'estero, come ha fatto il tuo amico e collega Riccardo? Non solo ci ho pensato, ma ci sto anche pensando. Okay. Vediamo, bisogna vagliare un po' di aspetti. Ci sono veramente tante cose da tenere in considerazione. Se iniziamo a parlare di questo, non finisce più il video. Va bene. Però magari lo teniamo per un video successivo. Guarda, volentieri. Consiglio personale, anche se non lo fai per sempre, va fatto. L'ho fatto 3 volte nella vita e secondo me va fatto. Per continuare a parlare di investimenti, il tuo portafoglio so che è diversificato fra diversi broker, hai aggiunto di recente Interactive, se non sbaglio. Sì, che ora è il principale. Cioè, io ho un portafoglio attivo dove scelgo in modo discrezionale cosa mettere, cosa togliere, insomma le operazioni, e uno passivo che invece è tutto pubblico sul canale, un semplicissimo piano d'accumulo con ETF. Invece in percentuale fra attivo e passivo quanto ritieni? Cioè, quanta percentuale del tuo portafoglio viene gestito in maniera attiva e quanto in maniera passiva? È difficile da dire, perché il portafoglio attivo ha uno stock, quindi ha tot migliaia di euro, mentre quello passivo si accumula gradualmente. Quindi se fossero due stock sarebbero facili da comparare, però uno è un capitale fisso, diciamo, l'altro invece aumenta, quindi lo più è sulla parte attiva comunque. Per cui non pensi di incrementare la parte monetaria sul portafoglio attivo, pensi di fare, non so, per esempio io sia l'attivo e il passivo, e ogni mese metto, non so, 300-400 euro al mese sul conto broker, una parte di quei 300 euro la utilizzo per il portafoglio ad accumulo e una parte per il portafoglio attivo. Tu invece, a quanto ho capito... Ma lì è tutto discrezionale, dipende molto dal periodo. Se penso che ci possa essere necessità di aggiungere liquidità al portafoglio attivo, lo faccio indipendentemente da quanto ho messo su quello passivo, dal mese, mentre quello passivo è molto regolare, quindi sono 700 euro al mese che vanno su quello passivo, punto, non si sgarra. Quello attivo in questo momento è già pieno di liquidità, in questo momento sono 70% cash, quindi non penso ci sia necessità di aggiungere altra roba lì. Ok. E sei ancora nel peer-to-peer? Perché io mi ricordo uno dei primi video che guardai quando mi approcciai a questo mondo era il tuo video sulla diversificazione del portafoglio Mintos. Sì, ok. Che era lunghissimo, spiegava come fare la scelta dei loan originators, quindi un po' di tempo fa. Mintos, peer-to-peer lending in generale, sto iniziando a riposizionarmi. Okay. Ancora sto strutturando la parte di portafoglio di peer-to-peer lending, quindi sì, ancora non è completa, ma lo sarà tra poco. Sei ancora solo su Mintos o hai aggiunto? Perché avevi fatto anche un'intervista a... No, Mintos in realtà probabilmente lo depotenzierò un po'. Okay. Al momento c'è Bondora, che è parte prevalente, e altre piattaforme, solo che siccome ci sono delle collaborazioni che ancora non sono pubbliche, non so cosa posso dire o cosa no. Ah, ok, vabbè.
Però sono italiane, posso dire questo. Allora, quindi è interessante. Non so se è quella che ho fatto anche io sul mio canale. Vabbè, comunque non chiedo perché altrimenti rovino la sorpresa agli iscritti. Invece per parlare, ovviamente adesso tu non vai all'università, hai questo lavoro da YouTuber, ma YouTube ti dà i suoi, diciamo, la sua rendita mensile, però hai anche altre fonti di reddito che riesci a portare dentro, non so, con i link affiliati, oppure stai pensando anche di scrivere qualche libro, di fare qualche corso? Sì, allora, tieni conto che io per YouTube intendo tutto ciò che è legato a YouTube. Ok. Quindi, se dovessimo dividere le mie fonti di reddito, in realtà ce n'è una sola, perché che sia affiliate, che sia sponsorizzazioni, tutto è legato a YouTube. Okay. Se salta YouTube, salta anche tutto il resto, quindi al momento non sono diversificate le mie fonti di reddito, ed è un problema. Però ci stiamo lavorando, insomma, ci sono dei progetti in ballo ambiziosetti, quindi, insomma, bisogna, soprattutto... Non so quanto ti posso dire perché è tutto in lavorazione, cioè tutto in progetto, e siccome si devono coinvolgere anche altre persone è un po' un casino. Aspetta che mi sia tutto andato a schermo intero, ok. E comunque, diciamo, voglio lavorare molto al mio personal branding indipendentemente da YouTube. Okay. E sto evitando l'idea di fare il formatore a tempo pieno come lo fanno tanti, perché no, non mi ha mai convinto. Cioè, io non sono mai stato un grande acquirente di corsi e non vedo perché io dovrei riuscire a vendermi. Cioè, sì. Secondo me la base è che tu vendi ciò che compreresti. Quindi vorrei staccarmi un po' da quell'immagine dell'espertone di finanza che poi ti vende il corso. Quindi quello non è tra i miei progetti, almeno nel breve. Non è una cosa che sto valutando. Okay. Ci sono cose sempre legate alla divulgazione, informazione... vorrei staccarlo anche da YouTube, quindi non togliere a YouTube, però una parte vorrei che fosse indipendente da YouTube. Perché molti si spostano o aggiungono la piattaforma non nominabile, quella Viola, per fare le live, ad esempio. Tu hai pensato anche... Il mio problema delle, sì, live è che richiedono la presenza fisica. Ok. Quindi è una cosa che io soffrirei tantissimo. Cioè, io so che posso, volendo, programmarmi video per una settimana e per una settimana dedicarmi ad altro. Se io invece ho delle live a cadenza fissa, perché poi uno non è che può fare le live quando vuole, le devi fare seguendo una scaletta, magari anche con poca frequenza, però deve essere abbastanza prestabilito, non le fai quando ti gira. Sì. Ecco, quella la vivrei molto come un lo devo fare, perché devo essere lì a quel minuto. Non posso tardare, non posso uscire quella sera perché c'è la piattaforma, che poi io non ho capito perché non si può. Non so, perché non so. YouTube non permette branding di altre piattaforme, e per cui ti depenalizza o ti può tirare giù video. Però io sento tantissimo citarla, non, sì, dirò qual è, perché non sono sicuro. Sì, è vero che molti la citano, così come non si possono citare anche... sai quando si fa il betting sulle partite, quella okay, tipologia di investimento, perché per, diciamo, il regolamento di YouTube non si può fare. Poi non so perché abbiano acceso questa tipologia di prassi, però comunque non si può. E, invece, per quanto riguarda la tua persona adesso, ti consideri un imprenditore di te stesso? Sai, perché mi hai detto adesso in questo momento che stai cercando di investire sul tuo brand, su te stesso. Qui ti puoi definire un po' un imprenditore al 100%, anche se startup magari? Ma sì, cioè alla fine impresa è quella roba lì, cioè significa avere un fatturato, dei costi, ora ho anche un collaboratore, quindi sì, diciamo di sì. Non... Ripeto, non è una cosa che dico oddio, wow, sono imprenditore, cioè è più per necessità, okay, nel senso... Io l'ho sempre detto, se ci fosse stato il lavoro da dipendente, che vai a lavorare per un'azienda e fai quello che faccio io, sarei andato. Cioè, ti pare che metto qua a impazzire, a gestirmi le collaborazioni da solo e a far tutto da solo? Ma no, è una necessità. Siccome non c'è il lavoro fatto apposta per me, me lo devo creare necessariamente. Da solo, sì. Quindi è più un sono obbligato a farlo. Cioè, io non mi sento un imprenditore, punto. Mi sento che... so fare questo, che lo faccio e eventualmente lo posso estendere ad altri progetti.
diciamo che stai portando la tua passione ad essere un qualcosa di imprenditoriale, ma in realtà è solo una conseguenza di quello che ti piace fare. Mm-hmm. E poi dall'altro... Sì, più che altro ho fatto questa precisazione perché ci sono persone che fanno l'imprenditore di lavoro, cioè fanno i manager a tutti gli effetti. Quindi fare impresa in quel senso, no, non sono a quel livello, non ho quelle competenze di gestire un team, cooperare il tutto, far lavorare, coordinare il tutto... faccio quel che serve, diciamo, quindi non mi sento un manager, un imprenditore in quel senso lì. Però comunque, pur non essendo un manager, tu devi avere una certa routine quotidiana magari per poter portare a termine tutto quello che ti prefiggi di fare. Tu hai una tua routine oppure non so, segni sulla... perché io so, io ho comprato la lavagnetta quando tu hai fatto il video sulla lavagnetta, per cui magari tu segni solo qualcosa, metti, non so, quello che ti viene in mente in quel momento sulla lavagnetta, dici lo dovrò fare, o hai magari delle cose cadenzate durante la tua giornata che magari fai tutti i giorni? Allora, l'unica cosa che faccio veramente tutti i giorni, anche se capita il giorno che non mi ricordo, è appunto quella. Ok. Quella, ci ho fatto anche un video, io sostanzialmente faccio una cosa semplicissima, mi segno... di solito al mattino o al massimo la sera prima, le cose da fare nell'arco della giornata. Quindi non mi piace programmare troppo in anticipo, perché puntualmente ti ritrovi una lista così di cose da fare, ti demoralizzi e non fai nulla. Quindi io mi scrivo quelle 4-5 cose che sono da fare tassativamente oggi. Oggi devo fare ancora una cosa, per esempio. se non mi chiudono, perché finiremo, mi sa, alle 7, quindi vediamo, però non ti preoccupare. Cerco di farti finire prima, tranquillo. No, ma non ti, tranquillo, era per, può andare a domani, non muore nessuno. Tolto quello, in realtà la routine ammazza, secondo me la routine ammazza tantissimo, cioè poi è una mia visione personale, ma io non c'è nulla che faccia allo stesso modo, la mia attività è sempre quella, chiaramente, quindi cambia nel particolare, nel generale è sempre quello, quindi creare contenuti, però non è che io alle 15 mi metto a fare questa cosa, mi sveglio alle sempre con lo stesso orario, mangio alle... questa è una cosa che proprio non mi va giù, quindi non ho nessun tipo di routine di... E tra l'altro, per quanto riguarda questo discorso, se non sbaglio, in uno dei tuoi video riguardo ai libri avevi citato un libro, penso fosse sul topolino, che era qualcosa sulle abitudini. Carino, sì. Si chiama... porca vacca, è di... Era tipo qualcosa sulle abitudini. Sì, è corto su... No, allora no, uno è sui... È la storia di due topolini che si ritrovano a un certo punto senza formaggio, mettiamola così, non voglio spoilerare, sono 150 pagine. E allora è interessante vedere come uno si attenga molto allo status quo e l'altro invece provi a orientarsi al cambiamento. Mentre l'altro... Forse ne abbiamo mischiati due. Sì, forse era... Il potere delle abitudini. O forse era... O la dittatura delle abitudini. La dittatura delle abitudini, okay, forse era, sì. Perché ha due titoli in due edizioni diverse, però è lo stesso libro. Per cui tu non sei una persona abitudinaria, sei una persona... No, per niente. No, assolutamente. E quindi anche per i video tu pubblichi a cadenzato durante la settimana, dei giorni prefissati, o anche quello è un qualcosa che cambia di settimana in settimana? Guarda, io ho il... vantaggio o svantaggio, dipende dai punti di vista, di avere un canale che mi richiede di fare dei contenuti spesso di attualità. Se domani, non lo so, per qualsiasi motivo Google fallisce, io non è che ho la mia programmazione e allora basta, no, devo farci il video, probabilmente sto alzato fino alle 3 per produrre il video, quindi anche non posso permettermi di avere una routine per il tipo di contenuti che ho. Cerco sempre di avere un buffer di video, un 3-4 video, puntualmente non ce la faccio, pronti, in modo tale che se appunto una settimana non riesco perché mi sto dedicando ad altro, perché sto lavorando a un altro progetto, allora sono pronto. Però anche quello è il bello, che ti puoi programmare dei video e quindi magari tu sgobbi per 3 giorni, ti produci 5 video e poi per gli altri giorni ti dedichi ad altro, quindi... In realtà non c'è proprio nulla di abitudinario. Quindi anche la tua programmazione non è fatta in anticipo. Mi dicevi tu, hai no, magari 2-3 video in buffer e poi... Cosa fai? Io tendo sempre a fare 2 video a settimana, se ci scappa il terzo molto meglio. Okay. Non vado mai sotto i 2.
Ok, perfetto. Poi dove stanno all'interno della giornata non lo guardo troppo. Tu pensi che questa scelta che hai fatto tu la possano fare tutti? Cioè, mettersi su YouTube e produrre contenuti è qualcosa che tutti possono fare o ci vogliono delle doti particolari di partenza? Allora, doti particolari non saprei dirti. Sicuramente devi essere pronto a... devi essere un po' eclettico, perché se inizi sei da solo, non hai un collaboratore, non hai nessuno, quindi devi imparare a scriverti un video, ricerca del contenuto, poi vabbè c'è chi fa reaction, ricerca di un contenuto, scrittura di un contenuto, devi registrarlo e quindi devi lavorare a imparare a registrare, quindi i settaggi di una fotocamera, l'impostazione delle luci, se vuoi avere un set devi crearlo in modo tale che sia piacevole alla vista, devi montare, e quella è una cosa che se uno non sa, non ha mai fatto, devi imparare, devi capire come si pubblica, qual è la miniatura più adatta, il titolo più adatto, come impostare i vari meta tag, e devi far tutto da solo. Quindi se sei una persona molto no, io faccio questo e lo faccio benissimo, YouTube non fa per te, perché ti richiede di fare tante cose. Poi più avanti puoi delegare alcune cose, io per esempio adesso pochi video li monto io, quella è una cosa che sono finalmente riuscito a delegare, il mio collaboratore è bravissimo, sono contento, quindi ottimo, però è una cosa che viene dopo nel caso, quindi tu parti e io per 2 anni, 3 anni, quello che è, ho fatto tutto da solo. E quindi ti si richiede di fare tante cose, questa è sicuramente una dote necessaria, però lo si impara, non è che ci devi essere nato. E poi avere una certa autostima, secondo me, perché nel momento in cui ti metti su internet ti bombardano di critiche, perché c'è questa cosa, e è così, non entro nel merito se sia giusto o sbagliato, che nel momento in cui sei su internet sei massacrabile, ok? Internet è nato così, è molto democratico, ognuno può dire la sua, quindi bisogna farci conti, queste sono le regole del gioco. Se uno al primo attacco, alla prima critica va in depressione, quella è una cosa complicata e che non si riesce a gestire in un mese, non è che lo impari così. Quindi forse una minima dose di autostima ci vuole per fare questo lavoro. Che poi molto probabilmente la prima critica, la seconda, un po' in depressione ci vai, poi magari ci fai un po' il callo. Forse. E non tutti, purtroppo. Molti alla prima cedono. Quindi no, molti no, alcuni alla prima cedono. Quindi quella deve essere una cosa che, se non sai montare video, se non sai fare determinate cose tecniche, le impari. Se non hai quella minima dose di autostima necessaria, è difficile che tu lo impari in un mese. Quindi quella è una cosa un po' più ostica. Però non penso che nessuno con l'autostima sotto i piedi si metterebbe mai a dire no, io voglio fare un canale YouTube. Cioè, non gli verrebbe probabilmente nemmeno da dire. Quindi queste due cose direi. E per portarmi forse a qualcosa che volevo già chiederti, ma hai portato tu, come gestisci le critiche o diciamo le offese magari? Perché poi quando cominci ad avere tanti iscritti non sono solo le critiche, ma sono anche a volte offese anche pesanti. Come riesci a gestirle? Le lasci lì, rispondi, cerchi di andare contro, le rimuovi? Cioè hai preso una tua decisione su come gestirle? Dovrei, però non l'ho fatto. Allora, nel senso, dovrei avere un approccio più metodico, in realtà. Sì. Vuoi perché anche io sono nato con questa cultura di internet, del commentare. Cioè io sono nato con i like, sono nato con il commento pubblico, con lo stato che inevitabilmente sei portato a commentare. Alla fine tollero abbastanza tutto. Poi se uno diciamo ci sono poche cose che non tollero. Se uno insulta soprattutto altri nei commenti, quello è un ban diretto. Cioè quello è proprio sei tossico, non mi interessa, cioè non, nel mio canale non stai bene, sei assolutamente inutile, quindi via. Un'altra cosa che invece faccio ancora fatica a ignorare sono i commenti con le falsità, quindi non le cose opinabili, e a quel punto ci arrivo, ma proprio le falsità, cioè quando si cerca di sostenere qualcosa che è palesemente falso, dati alla mano.
lì ogni tanto me la leggo al dito, provo a rispondere, e poi alla fine vedo che comunque no, non si cava un ragno dal buco e dico, vabbè, lasciamo perdere. Mentre invece le opinioni negative, quelle secondo me sono molto importanti. Non sono uno di quelli che sostiene che le critiche vanno ignorate, che devi andare per la tua strada, perché sarebbe una visione molto miope, secondo me, fare così. Bisogna leggere tutte le critiche, anche gli insulti, paradossalmente. Se uno, come ho detto, se uno insulta sempre, via, è inutile. Okay. Però se tu sotto un video ti ritrovi un sacco di critiche, tutte magari relative ai soliti punti, quel paio di punti, un botto di insulti, evidentemente hai fatto qualcosa che non va, qualcosa di sbagliato, perché ricordiamoci che quando il messaggio è comunicato male, raramente è colpa di chi ascolta, è molto spesso, molto più spesso è colpa del comunicatore. Quindi non vanno ignorate le critiche, vanno soppesate. Cioè se ce n'è uno scontento e un miliardo di persone contente, non gli dai peso, chiaramente. Se però una considerevole parte ha qualcosa da dire, argomentando, non argomentando, in modo costruttivo, non importa, allora devi prestarci attenzione, devi capire cosa hai sbagliato, se hai sbagliato qualcosa. E ti sei mai trovato in queste situazioni in cui hai capito che magari il video era stato costantemente fatto male? Sì, costantemente. Lì c'è sempre da farsi un esame di coscienza e dire, ok, si poteva fare meglio, sì, in questo modo, la prossima volta lo faccio in questo modo, oppure no, effettivamente non è qualcosa di criticabile. Quindi sempre chiedersi se si è fatto tutto giusto, perché comunque quando arrivi a un certo punto e ti rivolgi a tante persone, hai un ruolo di responsabilità molto importante, soprattutto io che parlo di soldi. E infatti la penultima domanda di questa intervista. Tu adesso hai un'età, hai un target di persone molto probabilmente che è più o meno intorno alla tua età. Con l'andare del tempo pensi che i tuoi contenuti dovranno adeguarsi e cambiare un po' anche alla tua crescita personale, nonché diciamo anagrafica, oppure pensi che comunque stare sempre all'interno della stessa tipologia? Ovviamente non è la sfera di cristallo, però qual è la tua sensazione? Guarda, in realtà il mio pubblico è più grande di me, mediamente. Mm-hmm. Siamo almeno di 3 anni mediamente più grande di me. Quindi già questo mi fa capire che tra 3 anni potrei comunque produrre contenuti per lo stesso pubblico. Okay. Questo però è inevitabile comunque, cioè tu cresci, cambia il tuo modo di vedere le cose, sono molto giovani, adesso ho 22 anni, 23 tra qualche mese, e quindi sono comunque in una fase della mia vita dove ogni giorno potenzialmente è un tutto nuovo. Quindi nel caso sarà inevitabile, però non è un mio pensiero in questo momento, cioè come potrei produrre contenuti tra un po' di anni in un'ottica di avere un target particolare, non è qualcosa a cui penso troppo. Chiaramente ogni volta che produco un contenuto penso, è in linea con il mio target, me lo filo solo io. A volte pubblico video anche se me li filerei solo io, e puntualmente non fanno uno straccio di visite, però chiaramente, considerato che è il mio lavoro e di questo ci campo, se c'è un video che so che nessuno potrebbe guardare perché non è in linea col mio target attuale, beh, chiaramente ci devo fare un pensiero prima di pubblicarlo, oppure devo gestirlo in un altro modo. Se un domani, appunto, il mio target o io, appunto, se dovessimo cambiare, beh, chiaramente si farà sempre lo stesso ragionamento, quindi alla luce di come sono adesso e alla luce di qual è il mio target, va bene questo contenuto oppure bisogna trattarlo in un altro modo? Okay. Però non è qualcosa che sto pensando già in anticipo, Diciamo che ti adeguerai quando l'occasione si presenterà. Ma sì, carpe diem. Carpe diem. Ultima domanda, se ci fosse una persona dall'altra parte guardandoti adesso che volesse iniziare un po' questa professione, questa avventura nel mondo di YouTube, nel mondo degli investimenti o comunque in quello che stai facendo adesso. Nel mondo di YouTube o nel mondo degli investimenti? Nel mondo, diciamo, quello che stai facendo tu in questo momento, cioè tu stai portando dei contenuti, in questo caso sono investimenti rispetto a finanza personale, ma comunque dei contenuti all'esterno, tramite YouTube. Okay. Secondo te, quali sono i consigli che tu, dagli errori che hai fatto in passato, hai scaturito e che puoi dare a chi volesse iniziare adesso? Ok, una cosa mi viene subito in mente, che è fare. All'inizio suona strano da dire, quantità batte qualità.
E non intendo che tu debba fare video brutti o video tanto per il gusto di farli, però ti è molto più utile fare parecchi contenuti di vario tipo, di diverso genere, perché ti rendi conto di qual è la risposta del pubblico, qual è la tua risposta, come vivi fare un determinato contenuto. Per esempio, io per arrivare dove sono arrivato oggi con questo canale, ho dovuto fare un periodo sempre di questo canale dove trattavo argomenti in modo molto generico, in modo molto approssimativo, e non mi piaceva. Mi rendevo conto che piaceva, ma non mi piaceva trattare argomenti in un determinato modo. Quindi molto meglio all'inizio, ma anche non all'inizio, anche a metà percorso, fare. Anche se viene male, anche se è brutto, non importa. Basta che lo fai, così ti rendi conto di cosa piace, cosa ti piace, se c'è qualche aspetto tecnico, logistico che ti impedisce di fare un determinato contenuto, se a parità di sforzo conviene farne un altro ancora. All'inizio queste cose le capisci strada facendo, e se stai lì ad accanirti sul dettaglio, no, perché il set non è quello giusto, no, perché la fotocamera non è quella giusta, non finisci più. Basta. Quindi all'inizio è molto meglio fare. Dopodiché, per chi parte a fare YouTube oggi, potrei dirti sicuramente cercate comunque di amplificare quella che è la vostra personalità. Nel senso che io, per esempio, sono uno che di base è molto, come posso dire, che approfondisce molto, molto riflessivo, e quindi questa cosa io non è che la accentuo volontariamente, però se passa, se mi rendo conto che passa, sono più felice, perché è comunque un tratto della tua personalità che è, non sarà mai unico, perché non è che siamo così unici, ma sicuramente è un tratto che hanno in pochi. E quindi accentuare le cose della tua personalità. Sei molto, enfatico, sei molto teatrale, perfetto, non devi limitarti, non devi dire no, ma si fa così, convenzionalmente uno è tutto posato, no, gesticola, fai pure il teatrante se ti gira. Quindi accentuare gli aspetti chiave della tua personalità, quella è una cosa che ti rende unico. Per esempio, a me spesso commentano, e questa cosa mi riempie di gioia, fantastico, perché video approfonditi come questo non ce n'è, sono inventato un commento. Io quando leggo questa cosa dico wow, ho passato quello che volevo passare, bello. Quindi essere se stessi e farlo capire al cubo, al pubblico. No, essere stessi al cubo, no, non basta essere se stessi. Devi essere un po' la caricatura di te stesso per certi versi. In modo che il pubblico che ha piacere a guardare quella tipologia di contenuto si affezioni particolarmente a te. Sì, perché se provi a star nella media non funziona. Avevo letto da qualche parte che l'unico modo per piacere davvero a qualcuno è non piacere a qualcuno. Quindi non si può pretendere di piacere. Io sto sulle balle a un botto di gente. Cioè, e magari più crescerai e più aumenteranno le persone a cui non stare simpatico. Sì, ma è un ottimo segno, perché per uno a cui non piace significa che c'è qualcuno a cui piace. Quindi non appiattirsi, ecco. Ok, perfetto. Bene, io ti ringrazio tantissimo di aver accettato questa intervista, perché insomma mi ha fatto molto piacere. Tra l'altro ricordo che tanto tempo fa io ho vinto anche un tuo giveaway. È vero. È un libro. Aspetta, la racconto sta cosa, anche sì. Perché ce l'ho qui, mi pare. Aspetta. Sì, questo mi pare divertito. Allora, io avevo fatto un contest dove, adesso non mi ricordo qual era la call to action, comunque, se si faceva qualcosa, si aveva la possibilità di essere inseriti all'interno di una lotteria, chiamiamola, e vincere un libro che poi mi era piaciuto. E infatti mi ricordo che tu, stando in Irlanda, ero dovuto impazzire perché avevi vinto. Oddio, ma aspetta, come glielo mandi in Irlanda? Mi conviene farlo dall'Italia, da Amazon UK, sì. Quindi, ed era questo, che è tipo uno dei libri, esatto, più belli, sì, che ho letto ultimamente. Fantastico. Cioè, bel libro, tra l'altro la traduzione italiana è completamente diversa, perché il titolo in inglese non ha niente a che fare con le 10 mappe, è un qualcosa di molto più contestualizzato con quello che c'è scritto all'interno del libro. Adesso non ricordo bene il titolo. Comunque è un libro che effettivamente ti fa capire molte cose
perché alcune situazioni non si riescono a sbloccare nel mondo così con facilità. Comunque, sì. È un libro che mi ha aiutato a capire anche altre cose negli investimenti, perché mi ha contestualizzato alcune strategie. Per cui, grazie di questo, grazie di essere stato qui con me. Ma grazie per quei pochi che non ti conoscessero, iscrivetevi al canale di Pietro Michelangeli, ma penso che si contino sulle dita di una mano. Poi lascerò il link del canale in descrizione. Anche per oggi è tutto, grazie mille per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti!